Ah, un bilancio positivo. Era tanto tempo che il cantiere, per una serie di motivi, mancava da Genova. Con una certa determinazione, nonostante non sia stato facile, abbiamo deciso di tornare. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro, di avvicinarci nuovamente a una clientela con il 54, che è una grande barca, ma soprattutto con il 50, che è stato presente fino a ieri e che è una bella dimostrazione di tecnologia e di prodotto performante. Il salone è stato positivissimo, direi, o meglio, relativamente positivo rispetto agli anni che abbiamo passato. Noi abbiamo verificato che il numero di affluenze è stato quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, quindi siamo decisamente soddisfatti. Ci vediamo l'anno prossimo. Ovviamente sì, e vi aspetto. Beh, innanzitutto una parola, entusiasmo e facce serene. Quindi tutti con ottimi presupposti, c'è grande movimento, abbiamo avuto un sacco di nuovi clienti, devo dire che la fiera si è mossa bene, siamo tutti felici. Abbiamo fatto anche una festa di tutti i cantieri per celebrare questa rinascita, per cui incrociamo le dita e vediamo di firmare dei contratti, ma i presupposti sono veramente buoni. Ci vediamo nel 2018. Beh, quello sempre. Io sono al 28° salone consecutivo come Vismara Marine. Mi hanno già dato il premio del 25 anni, per cui non posso mollare. Il salone è assolutamente positivo come interesse e interessati, molti meno curiosi, buone trattative, barche abbastanza belle, devo dire, in giro rispetto agli anni scorsi. Sembra che anche l'Italia si muova, che è una cosa positiva per tutti noi. Cantiere del Pardo, un bilancio su questo salone nautico. Direi un bilancio più che positivo, siamo veramente felicissimi, siamo andati al di sopra delle aspettative, quindi confermata la nostra presenza sicuramente il prossimo anno e ovviamente anche per gli anni a venire. Sicuramente positivo, l'affluenza è stata ottima, e sono molto meravigliato del lunedì, c'è stata tanta gente, buoni contatti e sicuramente verremo anche il prossimo anno. Beh, io ho visto tanta energia, gente, penso sia stato positivo. Bella gente, bella energia, secondo Ci vedremo l'anno prossimo? me. Sicuramente. Beh, bello, interessante, si respira un'aria positiva. Diciamo che abbiamo visto tanti clienti che conoscevamo già, tante persone, tanti amici che sono venuti a trovarci al nostro stand. Anche abbiamo incontrato molte persone, molti curiosi, molti nuovi volti e questo ci lascia ben sperare per il futuro. Ci saremo senz'altro anche l'anno prossimo, come sempre. È stato un salone molto positivo, e, diciamo, si respira un'aria nuova rispetto agli anni passati, sia per noi ma anche per tutti gli operatori, almeno nell'ambito della vela, ecco. E quindi siamo molto contenti. Tornerete l'anno prossimo? Sicuramente, perché questa comunque per noi è la fiera di riferimento, almeno in Italia. E quindi il marchio è italiano e quindi vogliamo continuare a stare al salone. Ma direi estremamente positivo, mi sembra le presenze siano state in crescita, abbiamo lavorato tantissimo durante il fine settimana e gli altri giorni non c'è mai stata una giornata bucata per quello che ci riguarda. Per noi il salone è sempre la chiusura della stagione estiva dove raccogliamo i frutti di quanto riusciamo a sviluppare in stagione e prepariamo la prossima stagione con nuovi contatti, presentando nuovi prodotti e quant'altro. Ci vedremo l'anno prossimo. Ma è 15 anni che siamo qui, penso che potremo andare avanti ancora per lungo tempo, se tutto funziona come sta funzionando. Well, I think the Italian market is coming back up, and you could feel that at this Genoa boat show, and we feel very positive about Italian market. So, yeah, I think it's coming back. Sì, assolutamente, direi un bilancio positivo per la nostra partecipazione. Siamo tornati al Salone Nautico e abbiamo avuto un discreto numero di visitatori di qualità, una cosa che forse ci ha anche sorpresi, per cui direi che insomma, siamo interessati, ci sono buone prospettive e pensiamo di ritornare l'anno prossimo. Oh, what a great boat show. It's the first year we've been back here in many years, and was surprised how busy it was. People every day, even yesterday, a Monday, which is usually a very slow day, was very busy. People are very happy with the new boat and very proud to see Bertram back in Genoa. So you will return next year? Absolutely. Galleon è una barca molto innovativa, ha riscontrato un notevole interesse,
Speriamo che ci saranno anche diverse vendite, seguiranno diverse vendite. Barche sono barche molto innovative con delle caratteristiche d'avanguardia, quindi il riscontro è stato più che positivo. Tornerete l'anno prossimo? Molto probabilmente sì, con più barche. Quest'anno ne abbiamo portate due e l'anno prossimo pensiamo di portarne 4-5. Ma direi moderatamente soddisfatti, uso un termine moderato per scaramanzia. Affluenza abbondante, anche ieri mi ha sorpreso perché tutti i lunedì pensavamo fosse una giornata tranquilla per andare a visitare il salone, non ce l'abbiamo fatta. Sì, molto soddisfatti, abbiamo visto un'ottima clientela, dei clienti veramente molto interessati, con delle domande finalmente logiche e con una buona prospettiva di acquisto. Sì, grande affluenza di pubblico, poi come sempre i conti economici li faremo tra le prossime 1, 2, 3 settimane. Direi che la gente è stata contenta di quello che abbiamo portato, la posizione che abbiamo scelto ci piace, esperienza positiva. Tornerete l'anno prossimo? Sì, con buona approssimazione direi di sì, adesso è presto fare dei conti, ci sono anche considerazioni di carattere economico che vanno valutate, però direi di sì. Direi di sì, come questa edizione direi che è stata abbastanza importante, è stata interessante soprattutto la presenza del pubblico e la presenza anche di tanti operatori. Abbiamo visto tanta gente interessata alla barca vera e propria, pochi curiosi, perciò direi un'edizione veramente importante. Bene, le premesse sono positive, gente c'è stata, interesse c'è stato anche per il prodotto, comunque in Italia non c'era da un po' di tempo. Speriamo, le premesse ci sono tutte, che sia un buon anno. Sì, la speranza è quella, le idee ci sono, vedendo come è andato questo salone credo che sia una buona idea. Ma molto, molto interesse in questo salone, diciamo che la canteristica italiana si è riproposta nel salone nostro e siamo molto contenti, anche perché Genova è sempre stato il primo salone di Europa e merita di essere questo qua la sua posizione. Molto interesse, molta gente che si è avvicinato di nuovo ai giochi e giocattoli e finalmente anche diciamo la gente ha capito che hanno voglia di nuovo di divertirsi. Vi rivedremo l'anno prossimo? Certamente. È stata un'ottima affluenza di pubblico, e il tempo ci ha aiutato, avevamo paura, e bisogna pensare positivo, anche se diciamo fino alla fine non si è poi concluso tanto, però bisogna lavorare sull'interesse e poi siamo praticamente a ottobre, stiamo lavorando per la stagione prossima, perciò questi sono la famosa semina per poi raccogliere in primavera. Vi rivedremo l'anno prossimo? Sicuramente, sempre qua, da oltre 50 anni, 52 come azienda e personalmente 45, e saremo sempre qua, sempre al solito posto, magari ancora più grandi, con delle novità come ogni anno e speriamo che la nautica aumenti come sta probabilmente aumentando il mercato su tutte le cose, piano piano, però senza avere degli exploit che poi possono ritornare a diminuire, una crescita lenta che però fa bene a tutti. Sì, abbastanza bene, dopo qualche anno che non eravamo presenti al salone siamo rimasti soddisfatti soprattutto dei clienti che stanno incominciando proprio con le barche piccole, l'entry level della nautica, soddisfattissimi. I progetti sono quelli di ingrandire lo stand come eravamo qualche anno fa. Sì, molto soddisfatti, piacevolmente sorpresi di un lunedì con tanta affluenza di persone, anche le altre giornate sono state piene, ricche di persone. Tornerete l'anno prossimo? Certo che sì, sì. Sicuramente, certamente. Ma direi di sì, abbastanza, marchio ha riscontrato un buon successo. Benissimo, tornerete l'anno prossimo? Sicuramente sì. Assolutamente sì, il prodotto è tornato in fiera finalmente dopo 8 anni, sui mercati italiani tra l'altro, perché mancava proprio sul mercato un importatore. Benito si è presa in cuore questo nuovo brand, questo brand storico per gli Stati Uniti, ma sicuramente questo nuovo riproposto sul mercato italiano, e quindi anche il salone ha risposto molto bene. Il pubblico è stato molto appagato dal tipo di barche e da come sono state presentate. Tornerete l'anno prossimo allora? Certamente sì, magari anche con più barche rispetto a quest'anno.